Ok, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per parlare di Pengo. L'altra volta ci eravamo lasciati con la minuscola 4K HDMI grabber. Oggi invece parleremo dell'ultima nata di casa Pengo, ovvero della VideoSync Grabber Box, una delle pochissime schede di acquisizione al mondo con due ingressi e in grado di registrarli simultaneamente. Quindi non scappate, sigla e tra poco la guardiamo da vicino. Partiamo subito dal sito di Pengo, che ovviamente vi lascerò in descrizione, come anche il link di Amazon se voleste acquistarla. Leggiamo le caratteristiche. Come vi dicevo nella pre-intro, abbiamo due ingressi in entrata HDMI 2.0, in uscita abbiamo un USB di tipo C e un HDMI 2.0 che fa da loop e va al monitor. Risoluzioni in entrata e in uscita loop: abbiamo un 4K che va da 24 Hz a 60 Hz, un 1920x1080p che va da 24 Hz a 120 Hz con pip on, mentre possiamo arrivare a 240 con pip off. Per sapere cos'è il pip, prosegui nel video e te lo spiegherò più avanti. Abbiamo un 2K che va da 60 Hz a 144 Hz, un 1920x1080 interallacciato che va da 50 a 60 e un 1280x720 che va da 50 a 60. Ora le cose che più ci interessano, ovvero la risoluzione durante la cattura. Se abbiamo un USB 3.0, che è consigliabile averla, utilizziamo il formato NV12. Se volete utilizzare il formato UI2, sappiate che non ha il 4K e a FPS leggermente inferiori. Comunque io utilizzerò l'NV12. Abbiamo il 4K in registrazione con pip mode off a 30 Hz. Farò delle prove, ma credo che per gameplay da caricare su YouTube magari vanno un po' a scatti. Comunque farò delle prove, però andrei sicuro sul 2K, che è un 60 Hz. 1920x1080p va da 25 a 120 Hz, 1280x720p 60 Hz, poi ci sono le risoluzioni inferiori. Mentre se non avete l'USB 3.0 e avete un USB 2.0, potete arrivare al massimo a un 1280x720p a 30 Hz. Se volete 60, dovete scendere come risoluzione a 720x480. Color sampling è RGB, UV 444, 422 e 420. Formati video, come già detto prima, ne abbiamo due, NV12 e UI2. L'audio è stereo 16 bit, 48 kHz. Abbiamo un attacco jack da 3,5 TRRS only. Seguite il video e vi faccio vedere qual è questo attacco jack. Requisiti di sistema: dobbiamo avere almeno un i5 dual core 2008 GHz o superiore, 4 GB di RAM o superiore, sistema operativo Windows 8 o superiore. Per il Mac non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra dal 10.13 in su. Il peso sono 830 grammi, il colore è un bel Pacific Blue, veramente bello da vedere. Gli accessori li guardiamo dopo. Per chi è su PS5, ricordatevi prima di collegarla di andare a disabilitare l'HDCP. Su Xbox non ci sono problemi. Se per voi il doppio ingresso non è indispensabile e magari il prezzo di questa è leggermente alto, potete prendere la sorellina minore, che è la 4K HDMI Grabber Pro. Ha praticamente le stesse caratteristiche, potete leggervele, ha le stesse caratteristiche, solo che non ha il doppio ingresso e quindi neanche il pip. Ok, spacchettamento completato, vi mostro il nostro VideoSync Grabber Box. Questa è la parte frontale, dove al centro troviamo un LED che si illuminerà di azzurro. Parte laterale sinistra abbiamo i due ingressi, A il primario, B il secondario e il power per il collegamento dell'alimentatore. Laterale destra, USB-C, dove andremo a collegare il PC o il Mac, HDMI loop out, dove andremo a collegare monitor o TV e jack da 3,5. Troviamo anche l'alimentatore con tutti gli accessori, l'attacco americano, europeo ed inglese. Cavetto USB-C, USB normale 3.0 e cavetto USB-C, USB-C.
Ok, ora possiamo passare al collegamento del VideoSync Grabber Box, che è una cosa veramente easy. Prendiamo il cavetto HDMI che va alla console, nel mio caso una Xbox Serie X, e lo andiamo a connettere nell'ingresso HDMI A. L'HDMI B lo lasciamo libero per la sorgente secondaria. Vi mostrerò dopo come utilizzare il Picture in Pictures e il Picture by Pictures. L'alimentazione la colleghiamo per ultima. Andiamo dall'altro lato. Da questo lato dobbiamo semplicemente prendere il cavetto HDMI che va al monitor o al TV e andarlo a collegare nell'uscita HDMI Loop Out. Dopodiché prendiamo il cavetto USB-C che va al PC o al Mac e lo andiamo a collegare nell'ingresso USB-C. Se volete utilizzare l'uscita audio con jack 3.5 che c'è sul VideoSync Grabber Box, dovete utilizzare degli headset che abbiano il jack TRRS, ovvero con le tre bande, tipo quelli delle cuffiette degli smartphone, che hanno canale destro, canale sinistro e canale microfono. Ora colleghiamo l'alimentazione e, come possiamo vedere, la luce del Pengo inizia a lampeggiare. Ora passiamo ad OBS per configurare il tutto. Ok, adesso siamo su OBS. Questo è l'interfaccia che vedrete. Ho creato una scena nuova, l'ho chiamata Install Pengo, giusto per farvi vedere appunto queste due cosette, e ho messo in finestrella la GoPro in Super View. Almeno potete vedere i due schermi, quello di destra è quello che io utilizzo per giocare, ma adesso lo utilizzo anche come primario per avere un doppio schermo durante l'editing. Quindi il gioco adesso lo vedremo qua, e dopo, quando farò il gameplay, lo vedremo comunque su questo. Che dire, se siete su PS5 la prima cosa che dovete fare è andare nelle impostazioni e disabilitare assolutamente l'HDCP, perché altrimenti non vedrete nulla, perché c'è una protezione sui contenuti protetti, quindi la dovete assolutamente disabilitare. Su Xbox non c'è nessun problema. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare adesso è importare tramite l'HDMI il video dalla console a OBS. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sotto fonti, andiamo su più, andiamo su dispositivo di cattura video, lo chiamiamo come ci pare, io lo chiamo Pengo, clicco ok. In questa finestrella, nel menu a tendina del dispositivo, vado a cercare Pengo Video Sync, gli do l'ok, ce l'ho già qua, devo solo tenere premuto trascinare fino a riempire la finestra. Adesso abbiamo il video, che potete vedere non c'è assolutamente lag, ma non abbiamo l'audio della console, quindi dobbiamo andare a recuperare anche quello tramite HDMI. Quindi andiamo di nuovo sotto fonti, andiamo di nuovo sul più, andiamo su cattura l'audio in entrata, ovviamente lo chiamiamo come più ci pare, io lo chiamo semplicemente audio, gli do l'ok. In questa finestra, sempre nel menu tendina del dispositivo, vado a selezionare HDMI Pengo Video Sync, gli do l'ok. Come vedete qua sotto mi ha già aggiunto audio, e se io adesso vado a muovermi, vedete che si muove. Non sentite nulla perché io l'audio non ce l'ho collegato a nessuna cassa e tantomeno nessuno schermo, ma l'ho nelle cuffie, quindi non sentite nulla, ma lo potete capire dalle barre che si muovono. Questo è tutto quello che dovete fare per poter utilizzare il Pengo, catturare video e catturare audio. Per prima cosa vi faccio vedere come abilitare il VRR su Xbox Serie X o S. Andate in impostazioni, andate su generali, vi spostate su opzioni di visualizzazione TV, andate in modalità video e abilitate, consenti la frequenza di aggiornamento variabile, questo è il VRR, e consenti ICC 422, perché questo risolve alcuni problemi su alcune TV 4K. HDR automatico, HDR 10 e consenti 4K. Con questa immagine in presa diretta tramite la mia GoPro voglio mostrarvi, perché molti si staranno chiedendo, sì, ma in loop come vedrò io sul mio monitor? Con questa visuale potete vedere come vedo io il mio monitor, cioè splendidamente, lo vedo splendidamente, non perde assolutamente nulla.
Guardate l'effetto del sole tra le piante. Guardate le luci sull'arma, le ombre. È tutto precisamente come quando la console è connessa direttamente al monitor. Resta tutto invariato. Adesso andiamo nelle impostazioni, vi mostro anche, allora, che il FreeSync è abilitato perché è supportato come il VRR da VideoSync Grabber Box, ed in più vi faccio vedere anche il supporto, informazioni, vi faccio vedere anche, e ve lo metto anche bello in primo piano, che l'HDR è on, quindi è supportato anche l'HDR, in loop vi fa passare tutto, e il FreeSync Premium del monitor è abilitato, VRR su console abilitato, è tutto supportato dal Pengo VideoSync Grabber Box. E quello che vedete nelle immagini è la grafica che vedrete in loop, quindi direi che non c'è da dire assolutamente nulla perché le immagini parlano da sole. E sto giocando io, cioè vi faccio anche vedere, Ora guardiamo come funziona il Picture in Pictures. Come potete vedere, io ho a disposizione una Canon EOS 700D con attacco HDMI e l'ho collegata al Pengo VideoSync nell'ingresso secondario HDMI. Ho aperto il programmino che vedete in finestra. Per prima cosa ho disabilitato il VRR, altrimenti il Picture in Picture e Picture by Pictures non lo potete fare. Allora potete scegliere di vedere la sorgente primaria, che è quella che attaccate nell'HDMI a, in questo caso la Xbox, che funziona perfettamente, vedete, e potete scegliere di guardare la fonte secondaria, bam, ovvero la camera, come potete vedere, oppure potete con il Picture in Pictures inserire la secondaria sopra la primaria. Adesso l'ha messa in alto a destra, da qui me la mette in alto a sinistra, da qui in basso a destra e da qui in basso a sinistra, e questo è il Picture in Pictures. Adesso guardiamo il Picture by Pictures. Quando lo seleziono diventa un attimo schermo nero perché qui il chip deve elaborare la separazione delle due immagini. E questo è il Picture by Pictures, ovvero un'immagine affiancata all'altra. Per se io per esempio qui avessi collegato una PS5, passerei da una, bam, bam, all'altra. Bene, il video è giunto alla fine, abbiamo recensito la VideoSync Grabber Box di Pengo, un prodotto che sinceramente trovo valido, anche perché Pengo è un marchio che già conoscevo, avevo già preso la 4K HDMI Grabber, e anche come per questo video sarà l'unico di questa qua in italiano che troverete su YouTube, perché in Italia non so come mai siamo abituati a spendere soldoni su marchi conosciuti, quando magari la qualità invece, una qualità magari anche maggiore, la troviamo su marchi forse meno conosciuti in Italia, perché nel mondo Pengo è conosciutissima, però in Italia siamo abituati così. Speriamo che cambi, speriamo che qualcuno si butti su Pengo, perché ne vale veramente la pena, e se il video ti è stato utile lasciami un like, se hai domande da farmi lasciale nei commenti, se non ti sei ancora iscritto iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi caricamenti. Ciao belli!